questo argomento si tiene tutto il gran sindaco. Se volete per un attimo, poi ogni mio scrivere il mio pensiero per quanto riguarda questo campo fatale, questo aspetto di lui, questa riduzione delle cose della politica, è un così che ripete, capisco che mi aiutano e questa è in silenzio, io cerco di fare moderatore. Io penso che vorrei propormi a dire, sono qua come Presidente del Consiglio, tengo incontro per risparmiare la cosa della politica, lo faccio a posto zero. E questa è la proposizione che ti faccio, sono bene che non accetteresti. Ma voglio dire una cosa, mai penso che al tavolo della Presidenza sono arrivate tante di quelle proposte. Diciamo la proposta che ha fatto Giovanni Fredo, di essere riconosciuto nel valore a cui viene commissione la giustifica al lavoro. Pasquale Lucchese ha proposto anche lui dell'attenzionato al regolamento davanti a certi articoli, se è previsto, non è previsto, il segretario ha risposto in parte della normativa. Penso che Raffaele Giorgione, anche lui, dispone a tavolo un atto di democrazia, cioè perché adesso andando a un braccio di ferro, uno scontro, votare questo regolamento e poi dividere ancora questo intero consiglio comunale, perché io sono uno di quelli che se passa questo regolamento, io non per poterlo, quindi non verrò più alle commissioni. Perché mi dica questo regolamento che si fa come di essere presente, ma penso come lo crea per qualche problema oggi a chi è seduto in silenzio in quei banchi, certamente lo stesso problema troveranno pure loro. È bello dall'altro lato evidenziare la splendida riduzione dei costi della politica, però non siete felici perché da voi dove nasce fate una proposta utile, noi vogliamo risparmiare veramente i costi della politica. Siccome tu il regolamento parla chiaro, sei stato il più votato come candidato della tua lista, ha preso più voti, noi ti chiediamo di fare il Presidente del Consiglio e chi sta nell'aula che ascoltasse da voi queste parole, penso che questi qua vanno su serie risparmiare di ridurre i costi della politica, però io lo so che purtroppo non so se tutti o quasi tutti non avete la libertà di pensiero. Guardate con questo che cosa viene, Pasquale, tu come sindaco, perché anche tu sei stato con noi come consigliere comunale, io invito a mirare questa cosa, a portarlo un'altra volta all'ufficio della Presidenza, visto che le commissioni non ci sono. Ma già in questa seduta stabilire che due sedute di presidenza, di più di presidente o di riunione dei capi gruppo, e a cercare di modificare oppure per far vedere che questa maggioranza dà una lettura all'opposizione alle tante critiche che ci sono in questo momento, modifica portata dalla campagna libera, proposta dal 5 Stelle, proposta di Giovanni e Verdi da UDC. Penso che tutti quanti assieme possiamo cercare semmai un cibo. Qualora tutto questo non ci fosse, tu oggi come la votazione ai numeri del votato di questo regolamento, io parlo a nome di campagna libera, non lo so, di intera opposizione, noi non saremo più partecipi al gruppo per quanto riguarda delle commissioni. Detto questo, io volevo essere un invito, sono convinto che anche la maggioranza, perché al di là di tutto sono delle persone che, sono, che riflettono su un pensiero che può esporre un gruppo, un'opposizione, un consigliere comunale, anche loro possono tenere conto del mio invito di noi richiediamo solo due convocazioni di capigruppo. Ho sbagliato quando ho detto l'ufficio di presidenza perché poteva essere incluso tra me, Santino e Santino e il sindaco, dove io dico perché siamo tutti quanti qua, rappresentiamo tutti della conferenza di capogruppo, a stabilire già due sedute di conferenza di capogruppo, a cercare di portare qualche momento. Se poi tutto questo non è possibile, anticipo che è una delibera
di Catania c'è il consigliere Cortese che ha chiesto la parola.